Attesa a Napoli per la sentenza del processo che vede imputati due boss della Camorra e i loro ex avvocati per le minacce pronunciate nel 2008 contro lo scrittore Roberto Saviano e la giornalista Rosaria Capacchione, oggi senatrice del Partito Democratico. Uno dei due boss sotto accusa, Antonio Iovine, da qualche mese è un collaboratore di giustizia. Da anni aspetto questa sentenza, ha detto l'autore di Gomorra. Un'altra importante sentenza è attesa nel pomeriggio all'Aquila, dove si è concluso il processo d'appello contro i 7 esperti della commissione Grandi Rischi, condannati in primo grado a 6 anni di reclusione per omicidio colposo e per aver dato rassicurazione alla popolazione 5 giorni prima del terremoto distruttivo che colpì la città il 6 aprile del 2009. La nuova ondata di maltempo alza il livello dell'acqua dei torrenti dell'Alta Toscana. Carrara, ordine d'evacuazione dai piani bassi delle case, mentre il sindaco fronteggia la protesta dei cittadini che assediano simbolicamente il comune. Vogliono risposte e soluzioni concrete e chiedono le sue dimissioni. È la Corte europea dei diritti umani a giudicare insalubri e violente le condizioni di vita nei centri per i richiedenti asilo in Italia. La Svizzera voleva rimandare in Italia una famiglia afghana, a Strasburgo ha detto di no, ma i motivi sottolineano le carenze di accoglienza nel nostro paese. La legge di stabilità toglie fondi ai patronati che rischiano così di non poter più offrire quel servizio gratuito a pensionati e altri cittadini che faticano a districarsi tra le tante norme per pagare tributi o mettersi in regola con i permessi di soggiorno. Sono circa 6.000 in Italia gli sportelli e senza un finanziamento si minaccia la chiusura. Buon pomeriggio, benvenuti a questa nuova edizione delle TG Cronache. Dunque, attendo questa notizia da anni, ha detto così Roberto Saviano mentre stava entrando al Palazzo di Giustizia di Napoli questa mattina, dove oggi è prevista la sentenza sulle minacce di morte che lui e la ex collega Rosaria Capacchione, adesso è senatrice del Partito Democratico, hanno ricevuto dal clan dei Casalesi. In aula ci sono anche sul banco degli imputati ci sono i boss Bidognetti e Antonio Iovine, che da qualche mese è diventato collaboratore di giustizia. Il processo è durato 2 anni e la sentenza è prevista nel primo pomeriggio di oggi. Stiamo andando in tribunale a Napoli per la sentenza, il processo ad Antonio Iovine, Francesco Bidognetti e i loro avvocati per le minacce. Molta ansia. Speriamo bene. Un video di 30 secondi per raccontare l'ultima corsa verso la giustizia tra i vicoli della sua città, tra i fantasmi del passato. Roberto Saviano, scrittore e giornalista, esteso sui sedili dell'auto dei carabinieri, attende da 6 anni questa sentenza. Poi un Twitter secco, come una frustata. Siamo in aula, inizia il processo. Saviano affronta ancora una volta chi ha avuto la sfrontatezza di minacciarlo sotto gli occhi dei giudici, insieme a Rosaria Capacchione, all'epoca giornalista del Mattino. Una pistola puntata sotto forma di un documento a firma dei due boss dei Casalesi, Francesco Bidognetti e Antonio Iovine, quest'ultimo oggi pentito di Camorra. Le lette dagli avvocati dei due uomini di mafia Michele Santonastaso e Carmine Daniello, anche loro imputati in attesa di sentenza. Era la prima volta, ha sottolineato lo stesso Saviano, che i boss della mafia agivano in prima persona, senza mandanti, in un'aula di giustizia durante il dibattimento storico alla Camorra. Era il 2008, processo Spartacus ai tentacoli della mafia che arrivano ad afferrare e solleticare il potere politico. Tra le decine di imputati c'è anche Francesco Schiavone, detto Sandokan, ritenuto capo storico del clan dei Casalesi, mostrato con i suoi affari come un re nudo dallo stesso Saviano nel libro Gomorra. Una denuncia planetaria ai traffici della mafia dalla portata nazionale, un'industria dai bilanci milionari.
In quell'aula, il 13 marzo del 2008, l'avvocato Santo Anastaso, storico difensore del clan dei Casalesi, lesse un'istanza di ricusazione della Corte d'Appello dove Saviano veniva definito prezzolato pseudogiornalista, una minaccia ai due giornalisti che coinvolse anche i magistrati Raffaele Cantone e Federico Cafiero De Rao. Delle parole nei confronti dei PM si occupano i giudici di un altro dibattimento in corso a Roma. È l'ultimo atto del processo alla libertà di stampa, giornata iniziata con un Twitter, la fotografia del letto dal quale si è appena alzato e le parole risveglio in caserma. Da 8 anni per me Napoli è questo, caserma e tribunale. Saviano venne a Roma anche per l'udienza di apertura del dibattimento. Allora scrisse: sono in una stanzulella del tribunale durante quei lunghissimi attimi di attesa di collegarsi in video per il processo. Sulla tastiera digitò per guardarli negli occhi. Ci fu un momento, ricorda Saviano, in cui la difesa dei boss ha cercato di processarlo, di far saltare la sua credibilità. Una vita vissuta in esilio forzato all'estero, dopo il successo del libro Gomorra che lo ha esposto alle ire della Camorra. Una vita sotto vuoto, controllata e protetto dalle forze dell'ordine, allontanata a forza da quella città raccontata da dietro le quinte, dove è la Camorra a muovere tutti i fili. Una denuncia pagata con la libertà che lo ha spinto dal confino quasi a rimpiangere quella scelta, costata troppo. Ma da lontano, sempre via Twitter, ha mantenuto i contatti con la sua Napoli, anche con Don Patriciello, che lo chiama in causa per amplificare le proteste dei cittadini onesti di Casal di Principe contro i rifiuti tossici della Camorra. Ormai siamo in tanti a sapere e a raccontare, risponde lo scrittore al sacerdote, io ci sarò sempre. Dobbiamo stare attenti a non tornare indietro, commenta oggi da una televisione Roberto Saviano, se non ci sono morti eccellenti. Se l'attenzione si abbassa, tutto può ricominciare. Ma oggi c'è molta attesa per un'altra sentenza del processo d'appello alla Commissione Grandi Rischi. La sentenza dovrebbe arrivare a metà di questo pomeriggio. In primo grado i 7 componenti della Commissione, tutti scienziati ed esperti, furono condannati a 6 anni per aver rassicurato gli aquilani e soprattutto per aver sottovalutato il rischio sismico durante una riunione che si tenne il 31 di marzo del 2009. 5 giorni dopo ci fu il devastante terremoto che, ricorderete, fece più di 300 vittime. Non è un processo alla scienza, questa è la tesi della Procura. Da più di 2 ore la Corte è riunita in Camera di Consiglio. Il Presidente ha già annunciato che la sentenza di appello non dovrebbe arrivare prima delle 5 di oggi pomeriggio. Una sentenza che in ogni modo farà giurisprudenza, che segnerà il passo della scienza. E questo, nonostante il Procuratore Generale nella sua ringa abbia voluto sottolineare che in questo processo alla sbarra non c'è la scienza, non c'è la capacità di prevedere i terremoti, che non si possono prevedere. I 7 imputati, esperti e scienziati, sono stati condannati in primo grado a 6 anni di carcere per omicidio colposo plurimo, non per il mancato allarme alla popolazione dell'Aquila dopo mesi di scosse sismiche, 2 fortissime, proprio poco prima di quella che la notte del 6 aprile 2009 ha fatto 309 vittime. Sono stati invece condannati, ha ricordato il PG, per la errata, inidonea, superficiale analisi del rischio, ma soprattutto per le informazioni che hanno dato alla popolazione. Una operazione mediatica tesa a tranquillizzare, imprecisa, incompleta e fuorviante. Secondo l'accusa, il nesso di casualità è stato dimostrato dalle testimonianze dei parenti delle vittime, più di 300. Sono stati loro a raccontare di essere rimasti in casa proprio per i messaggi rassicuranti che erano stati lanciati dagli esperti. Non ci si aspetta una crescita della magnitudo, avevano detto in TV. Si colloca in una fenomenologia senz'altro normale dal punto di vista dei fenomeni sismici che ci si aspetta in questa tipologia di territori. Una strategia messa a punto dopo la riunione del 31 marzo, 5 giorni prima del terremoto che ha distrutto l'Aquila, riunione voluta dall'allora capo della Protezione Civile Guido Bertolaso, intercettato al telefono con l'assessore regionale. È più un'operazione mediatica, hai capito? Sì, sì. Così loro, che sono i massimi esperti di terremoti, diranno: è una situazione normale, sono fenomeni che si verificano, meglio che ci siano 100 scosse di 4 scala Richter piuttosto che il silenzio, perché 100 scosse servono a liberare energia e non ci sarà mai la scossa, quella che fa male, hai capito? Una monumentale negligenza l'ha definita il pubblico ministero, è per questo che il procuratore generale ha ribadito:
Qui non si rimprovera l'assenza di virtù profetiche, ma una carente valutazione degli indicatori di rischio. E così adesso sotto accusa ci sono proprio loro, quelli che erano seduti intorno al tavolo di quella riunione, 7 esperti con esperienza decennale. Dall'allora vice capo di Guido Bertolaso alla Protezione Civile, Bernardo De Bernardinis, all'ex capo del Dipartimento Franco Barberi e all'ex presidente dell'Istituto di Geofisica Enzo Boschi. Gli scienziati imputati, che in primo grado sono stati condannati anche alla interdizione dai pubblici uffici. Mi ritengo innocente di fronte a Dio e agli uomini, disse dopo la condanna di primo grado De Bernardinis. Tra qualche ora il giudice leggerà la sentenza d'appello, non contro la scienza, ma contro gli scienziati. Il passo è davvero breve. E adesso veniamo alle notizie sul maltempo, perché c'è una nuova allerta in 2 regioni, in particolare Liguria e Toscana. Il codice rosso è in queste regioni, è previsto il codice rosso, in alcune città le scuole sono rimaste chiuse, a Genova le scuole resteranno chiuse anche domani. Punto critico però è Carrara, dove il sindaco contestato dai cittadini ha emesso un'ordinanza di evacuazione di tutti i piani bassi nella cosiddetta zona rossa. La Protezione Civile ha già allestito 200 posti letto, mentre continua appunto l'occupazione del comune da parte dei cittadini dopo l'alluvione che ha colpito la città toscana la settimana scorsa. Evacuare subito i piani terra di Marina di Carrara è un'ordinanza firmata dal sindaco Zubiani, la novità del giorno nella città del nord della Toscana, dove dopo l'alluvione dello scorso mercoledì si registra una nuova allerta maltempo che andrà almeno fino alla mattina di domani. Tra mezzogiorno e le 18 sono infatti previste precipitazioni per 80 mm di acqua, altre 80 tra le 18 e le 3 del mattino seguente. Per questo, dopo l'evacuazione volontaria decisa ieri in seguito a una riunione con la Protezione Civile, Zubiani ha deciso di far abbandonare le proprie abitazioni a chiunque vive all'altezza della strada Marina di Carrara, in un'area di circa 2 km², chiudendo dopo le scuole di ogni grado anche tutti gli esercizi commerciali. I pullman sono pronti e 200 posti letto sono stati allestiti a Carrara Fiere per ospitare chiunque ne avrà bisogno, con alcuni alberghi della zona già precettati in caso di ulteriore emergenza. Al momento c'è un raggio di sole beffardo, ma c'è un meteo delle prossime ore che non lascia nulla di buono. Il timore principale è quello che alzandosi il livello del torrente non possa reggere la connessione tra l'argine, la parte di argine crollato e quello rimasto in piedi. Quindi, nonostante i lavori di somma urgenza per ripristinare il corso del torrente, in questa congiuntura, qualora il livello si dovesse alzare verso i 3 metri o sopra i 3 metri, i tecnici che ci stanno lavorando non garantiscono la tenuta. Quindi, diciamo, sono tutte operazioni ovviamente preventive, ma che dopo quello che è successo ci sentiamo di assumerle. Continua intanto l'occupazione del municipio, è cominciata dopo l'annuncio del sindaco di voler andare avanti e di non volersi dimettere dopo l'esondazione di mercoledì del torrente Carrione, una colata di acqua e fango che ha provocato danni ingenti, che avviene a distanza di 2 anni da un'altra esondazione causata dallo stesso fiume, con un argine che si sgretola nella storia, che nonostante un'inchiesta ai lavori per la messa in sicurezza si ripete tragicamente. Sabato il sindaco si era affacciato dalle finestre del comune annunciando di non avere responsabilità nella vicenda, provocando la rabbia di decine di persone che accusano il primo cittadino di non aver vigilato sul corretto svolgimento dei lavori e che hanno deciso di rimanere in comune fino a che la giunta del comune toscano non avrà rassegnato le dimissioni. Io non sono scappato dal municipio, ma sono costantemente giù all'unità di crisi presso Carrara Fiere, dove si discute il da farsi, dove si soccorre la popolazione, dove ci sono decisioni importanti come queste da prendere. Poi ci sarà il tempo della riflessione, ma in questo momento, insomma, la mia coscienza mi impone di restare al mio posto, peraltro me lo chiedono tantissime persone con tutti i mezzi e con tutte le comunicazioni che mi hanno fatto, ma non è la conta di chi protesta e di chi invece mi invita ad andare avanti. C'è un tempo per tutto. Questo è il tempo per rimanere a bordo e di cercare di guidare le operazioni.
E c'è un'altra sentenza che ha fatto piuttosto discutere ed è quella che è stata emessa dalla Corte dei diritti umani di Strasburgo e che in qualche modo ha bocciato il sistema di accoglienza del nostro paese, il sistema di accoglienza italiano nei confronti dei richiedenti asilo. I giudici di Strasburgo hanno infatti stabilito che la Svizzera non potrà rimandare indietro una famiglia afghana che aveva chiesto asilo se prima non avrà il governo italiano dato delle informazioni complete su l'alloggio e anche sulle condizioni e l'Italia finora non ha risposto appunto a queste informazioni. Protagonista, suo malgrado, di questa vicenda è appunto una famiglia afghana. Sentiamo. Sono 52 gli immigrati rintracciati dalla Guardia di Finanza al largo di Riace a bordo di una barca a vela. È iniziata così la vita europea della famiglia Tarakel. Il 16 luglio 2011 padre, madre e quattro bambini minorenni approdano sulle coste calabresi dopo aver viaggiato dalla Turchia su una barca a vela insieme a una cinquantina di profughi. Oggi sono i protagonisti di una sentenza della Corte europea dei diritti umani che per l'Italia suona come una doccia gelata. La Svizzera non può rispedire i Tarakel in Italia perché la famiglia afghana richiedente asilo rischia di non avere un'adeguata assistenza umanitaria. In Italia ci sono carenze sistemiche che non danno garanzie sulle condizioni con cui verrebbero accolti. Potrebbero essere lasciati in centri sovraffollati in condizioni insalubri e violente. La Corte europea di Strasburgo ha accolto il ricorso della famiglia afghana contro l'espulsione in Italia. Il rimpatrio nel nostro paese violerebbe l'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti umani, che proibisce trattamenti disumani o degradanti. Finora una decisione del genere era stata presa solo nei confronti della Grecia. Festeggiano la vittoria Golayan Tarakel, che oggi ha 43 anni, e la moglie Mariama Bibi, di 33 anni. Forse sono giunti alla fine della loro lunga battaglia per conquistarsi una vita serena, che non prevedeva l'Italia. Si conoscono in Pakistan, dove sono entrambi fuggiti dall'Afghanistan. Vivono per 15 anni in Iran, dove nel 2011 partono con quattro figli per raggiungere la Turchia, e da lì in barca fino a Rocella Ionica. L'arrivo in Europa non segna la fine delle difficoltà. Vengono trasferiti al centro per richiedenti asilo Cara di Bari. 10 giorni dopo provano la fuga. Come tanti, non vogliono rimanere in Italia ma andare al nord a giocarsi qualche possibilità. Il 3 novembre arrivano in Svizzera, dove inizia una nuova battaglia, quella per il riconoscimento dello status di rifugiati. Secondo le autorità svizzere è l'Italia che deve accoglierli. Il 24 gennaio 2012 l'ufficio immigrazione respinge la domanda di asilo politico. L'Italia è il primo paese europeo dove sono transitati, lì sono stati identificati e i loro polpastrelli sono stati schedati. In effetti così prevede l'accordo di Dublino, che regolamenta la gestione delle domande di asilo in Europa e quali stati siano competenti a valutarle. Ma allora perché la Corte europea dei diritti umani ha intimato alla Svizzera di non rimpatriare la famiglia Tarakel? I 17 giudici della Corte di Strasburgo citano una serie di critiche all'Italia per come tratta i suoi rifugiati, tra cui alcune raccomandazioni rivolte al nostro paese dall'Alto Commissariato per i Rifugiati nel 2013. Nonostante la legge italiana preveda un percorso di inserimento sociale per chi ottiene la protezione internazionale, più del 60% dei rifugiati ospitati in Italia viene poi abbandonato dalle istituzioni e finisce per vivere in luoghi fatiscenti e in povertà. E infine nella sentenza sottolineano la discrepanza tra il numero delle domande d'asilo presentate nel 2013, più di 14.000, e i posti disponibili nel sistema di accoglienza, 9.630. La legge di stabilità prevede un taglio di 150 milioni di euro nei confronti dei patronati. I patronati fanno un lavoro di consulenza e di assistenza a titolo quasi gratuito. I principali sono dei tre sindacati confederali, CGIL, CISL e UIL, e delle ACLI. La stessa INPS ha ammesso che la gran parte dei patronati, dai patronati appunto passa la gran parte di tutte le pratiche. E la misura di questo taglio, quindi, come potete immaginare, fa molto discutere, soprattutto tra i sindacati. Noi siamo venuti per fare ASPI perché mio marito ha perso il lavoro e siamo per fare un po' dei documenti. Siamo andati all'INPS e ci hanno detto che si occupa queste cose qui. Ma lei è qui per che motivo? A richiesta dei segni familiari. Qui per la messa in mobilità. Sono stato licenziato a fine mese scorso, ho portato i documenti, oggi dovrei definire la situazione.
Chi l'ha consigliato di venire qui? CGL. Domande di pensione, riconoscimento dell'invalidità civile, assegni familiari, cittadini stranieri che chiedono di rinnovare i permessi di soggiorno. I patronati si occupano di pratiche che noi non riusciamo a sbrigare senza perderci alla ricerca dell'ufficio giusto e nel timore continuo di sbagliare. Loro operano gratuitamente come previsto dalla legge, sono finanziati in parte dallo Stato e in parte dai contributi dei lavoratori dipendenti. Risorse che la legge di stabilità prevede di tagliare. 150 milioni di euro in meno dal 2015, oltre alla riduzione del prelievo dai contributi dei lavoratori dipendenti dallo 0,226% allo 0,148%. Inoltre, dal 2016 l'acconto del fondo che percepiscono i patronati scende dall'80 al 45%, un taglio che rischia di minare la stessa esistenza di alcuni di loro. Penso soprattutto anche a tutta quella miriade di utenti che oggi si rivolgono ai nostri sportelli e hanno bisogno di essere aiutati e accompagnati. Sono persone semplici, sono anziani, sono persone che non avrebbero altri punti di riferimento se non il nostro. I principali patronati sono quelli dei tre sindacati, CGL, CISL, UIL e le ACLI. Già ora i conti sono spesso in passivo perché non tutti i servizi offerti vengono rimborsati. Per esempio, Inca CGL di Milano lo scorso anno ha coperto 58.000 pratiche, ma solo 20.000 erano finanziate. Il disavanzo sui conti per ora è pagato dalla CGL, ma se la legge passasse il disavanzo triplicherebbe. L'attività ci viene finanziata solo parzialmente perché la maggior parte dell'attività che noi svolgiamo non è per quell'attività non è previsto il contributo. Alcune di queste risposte hanno riconoscimento da parte dell'attività dell'INPS, altre, moltissime altre no. Penso a tutto il mondo dell'immigrazione, penso a tutto il mondo anche, ripeto, degli anziani nella loro vita quotidiana, il tema della bolletta, il tema dell'IMU, il tema dell'ICI. È lo stesso INPS ad ammettere che, nonostante la piattaforma online abbia molto aiutato i cittadini a fare da sé, l'85% delle pratiche passano attraverso i patronati. Lo scorso anno 14 milioni di persone si sono rivolte a loro. Se l'articolo sui tagli passerà indenne l'iter parlamentare, si rischia di scardinare la rete dei vari sportelli a cui si rivolgono i cittadini. Le conseguenze peserebbero sugli utenti e anche sugli 8.000 dipendenti che ora temono per il loro posto di lavoro. Ma conti fatti, anche lo Stato dovrebbe spendere per fornire i servizi oggi offerti dai patronati, tra i 600 e gli 800 milioni di euro, calcolano loro, ben di più del taglio previsto. Lo sport, siamo allo sport che è pieno di storie di fratelli e sorelle vincenti. L'ultima coppia di fratelli è quella di Alex e Marc Marquez, che sono diventati campioni lo stesso giorno. Alex nella Moto 3 e Marc nella Moto GP. Reagisce comunque Giuseppe, che regge magnificamente, sta reggendo negli ultimi 10 colpi, rinviene la Germania, ma la prua italiana è la prima a vincere davanti alla Germania e vince davanti addirittura alla Gran Bretagna, che è solamente terza. Campioni si nasce, ma a volte si può anche diventare, soprattutto se si ha a disposizione un esempio a distanza ravvicinata da imitare e magari da battere. Di storie di fratelli o sorelle celebri lo sport ne ha raccontate molte prima di questa freschissima favola dei rombanti hermanos Marquez. Qualche esempio, dai fratelli Abbagnale, fratelli di Remo, alle Williams, sorellone di Racchetta, fino agli ovali Mirko e Marco Bergamasco, basta a celebrare coppie che hanno fatto equamente felici i rispettivi genitori. Non sempre le cose vanno così, anzi, proprio in onore all'assioma iniziale campioni si nasce, è evidente che il DNA del fenomeno non è così facilmente trasmissibile nemmeno per linea diretta. E di consanguinei non equamente baciati dalla straordinarietà se ne contano tanti, non ce ne vogliano Simone Inzaghi, inevitabilmente fratellino di Filippo, o Beppe Baresi, maggiore solo per età rispetto a Franco, o ancora, per tornare al campo motoristico, Ralf Schumacher, ineluttabilmente costretto al ruolo di comprimario dalla leggendaria grandezza di Michael. Se Alex Marquez, neocampione ridato della Moto3, si è destinato a superare Marc, 3 anni più grande di lui e già entrato nell'Olimpo dei più forti di sempre con 2 titoli di fila della MotoGP, è ancora presto per dirlo. Ma effettivamente la prole Marquez scatena la curiosità. Papà Julia e mamma Roser hanno allattato i due enfant prodigi a latte o a benzina. Casa Marquez però non desta solo stupore, ma forse anche un po' di preoccupazione nell'ambiente, perché un altro Marquez che supera Marquez vorrebbe dire definitivo game over per tutti gli altri, visti i record incredibili già stabiliti dal maggiore dei due. Per Valentino Rossi, unico in grado di contrastare in qualche modo Marc quest'anno e che ha già affrontato 2 generazioni di fenomeni, avere a che fare con un altro Marquez con la metà dei suoi anni potrebbe essere troppo, anche essendo il più grande centauro di ogni tempo.
A meno che anche Rossi non decida di giocarsi la carta del fratellino. Luca, 18 anni più giovane di Vale, pur essendo nato da padre diverso e facendo Marini di cognome, quest'anno in Moto3 in Spagna si è fatto valere. Mark e Alex sono avvisati. Adesso, prima di andare in pubblicità, vi aggiorno sulla notizia con cui abbiamo chiuso il nostro telegiornale. Mezz'ora fa circa è arrivato un tweet del ministro degli esteri iracheno, ecco, lo state vedendo, secondo il quale appunto si diceva che il leader dell'ISIS, al-Baghdadi, sarebbe stato ucciso in un raid aereo nella provincia occidentale di Al-Anbar. Il ministro poi ha aggiunto che l'attacco è avvenuto sabato. Ora, non c'è stata nessuna conferma questo tweet del ministro degli esteri. In questo momento state vedendo le immagini del califfo di al-Baghdadi, e in questo momento stanno arrivando però alcune agenzie, perché, come vi stavo dicendo, il profilo Twitter del ministro degli esteri iracheno appare molto sospetto e fa pensare ad un falso. Oltre all'annuncio della morte del leader dello Stato Islamico, sono presenti solo due messaggi di benvenuto nell'account ufficiale del ministro. Insomma, la cosa importante è che al momento non ci sono state altre conferme, anche da parte, insomma, del ministro dell'interno iracheno, oppure anche della coalizione appunto della coalizione internazionale. Su al-Baghdadi c'era anche una taglia di 10 milioni di dollari. Allora, al momento non ci sono altri aggiornamenti, quindi andiamo in pubblicità. A tra poco. Eccoci qui, non ci sono altri aggiornamenti. Per TG Cronache è tutto, torniamo domani alle 14, buona giornata.